a tutti. Sono occasioni straordinarie queste, anche perché per gli amanti delle leggi, come lo sono diventato io in età matura, il compito primario che viene attribuito ai capi di Forza Armata e quindi agli Stati Maggiori di Forza Armata è proprio la preparazione delle forze. Quindi, visto che è stato appena detto che la preparazione delle forze e quindi la preparazione a fronteggiare un eventuale conflitto è una cosa importante, sono investito di un compito importante, quindi avere l'occasione di parlare di queste cose è sempre ricca. Di solito parlo per ultimo e quindi mi abbevero di quello che sento per trarre le sintesi. Questa volta invece devo parlare per primo, quindi è un pochino più difficile per il mio approccio a questo tipo di incontri. E chiedo scusa se purtroppo mi sarò presente solo alla sessione del mattino, perché sono sicuro che mi perderò una parte altrettanto interessante. Ho visto il vostro programma giornaliero, veramente eccezionale. L'anno scorso mi sono trovato proprio in questo stesso periodo dell'anno, era il 30 novembre, quindi pochi giorni prima, al Senato quella volta, ospite del Centro Studi Esercito, di cui vedo e saluto il Presidente, il Generale Salvatore Farina, nonché il mio predecessore nell'incarico, e con un tema analogo. Si parlava anche lì delle lezioni apprese della prima parte del conflitto russo-ucraino. E quindi mi sono un po' chiesto se è cambiato qualche cosa da quella riunione rispetto ad oggi, e mi sono andato a rileggere gli atti che poi furono prodotti. In realtà, devo dire, dal punto di vista tecnico-operativo, mi sembra che questo anno di conflitto che è passato non ci ha portato grandissime novità. Che fosse importante il ruolo dei droni era chiaro già un anno fa, così come del ruolo dei sistemi di guerra elettronica che operano sullo spazio che è antecedente quello cyber, perché adesso noi siamo tutti molto focalizzati sul cyber, ma i dati viaggiano nello spazio elettromagnetico, quindi se uno intordisce quello spazio poi i dati non viaggiano e quindi il cyber non c'è più. Però questo era chiaro anche l'anno scorso, così come era chiaro la necessità di preparare le riserve. Sono un trasmettitore, quindi sono nato nello spazio elettromagnetico, lo confesso, ma tanto lo sapete tutti. Così come è emerso anche il tema delle riserve, e quindi tutte cose in qualche modo già abbiamo rivisto oggi. Forse all'epoca non era molto chiaro nella pubblica opinione che i veicoli corazzati non avevano perso la loro ragion d'essere, però a livello tecnico questa cosa si sapeva, tanto è vero che molti programmi di ammodernamento che vediamo oggi in realtà nascono ben prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino, della seconda parte, perché poi tutti sappiamo che il primo campanello allarme c'è nel 2014 con l'invasione della Crimea. Infatti è in quel periodo che gli stati maggiori rimettono mano, almeno quelli terrestri, all'ammodernamento delle forze corazzate. Poi, prima di convincere i decisori che era un'esigenza reale, ci è voluto un po' di tempo, però voglio dire, era già tutto chiaro. Allora ho deciso di un pochino di approfittare questo tempo, non come anticipavo prima ad alcuni amici che ho incontrato, non per parlare delle lezioni apprese, ma per le lezioni dimenticate o mai apprese, perché penso che siano importanti altrettanto. Allora, la prima cosa sono le guerre. Allora, esistono le guerre, specialmente nell'epoca moderna o nell'epoca dei grandi scontri di massa, che più o meno iniziano con l'era napoleonica, un altro periodo in questi giorni va di moda sui giornali perché è uscito il famoso film di Ridley Scott su Napoleone, sono guerre totali, fin dall'inizio. Sono guerre che impegnano gli stati in tutte le loro risorse, e se quindi non si approcciano in questa maniera inevitabilmente si perdono. E questa penso che è una lezione che dovremmo aver appreso appunto da più di 200 anni, però a quanto pare invece non l'abbiamo ancora appresa, perché alcuni dei discorsi che vedo emergeranno dall'agenda si riferiscono proprio alla difficoltà oggi delle democrazie occidentali di mobilitare le loro risorse. Perché
il fatto che non si entra come parte attiva in un conflitto non significa che non si è in qualche modo attore. Se si è deciso di aiutare l'Ucraina, bisogna aiutarla considerandosi in guerra. È una parola che si fa fatica a pronunciare, faccio fatica anch'io che porto uniforme, immagino gli altri. Però se gli stati non si mobilitano con questo approccio, la guerra non si vince. C'è poco da fare. Quindi, se dopo un anno, leggevo ieri su una nota, un giornalista che ha visitato Norfolk, la base della Marina americana, se noi dopo un anno non riusciamo a produrre neanche come Europa la metà delle munizioni che produce il Nord Corea da solo, significa che non stiamo facendo la cosa giusta. E quindi le cose finiranno come devono finire. O si cambia passo, si ha la capacità di cambiare passo, oppure non andrà come tutti auspichiamo. E quindi questa è la prima lezione dimenticata. Proprio questo, il fatto che bisogna, se si affronta un conflitto, poi che sia diretto o indiretto, poco conta, va affrontato dedicandoci tutte le energie che il paese, lo Stato può dedicare a questa cosa. Deve diventare la priorità numero uno. Se è una delle priorità, non conta. Se è la terza, la quarta, la quinta priorità, non conta. Deve essere la numero uno, punto. Il resto sono... Non ci portano al risultato auspicato. Questa è la prima lezione che abbiamo dimenticato. Un'altra lezione invece che abbiamo dimenticata è un pochino più tecnica, è su come si supera l'avversario. Allora, su questo qua mi piace ragionare in termini calcistici, perché gli italiani sono tutti esperti di calcio. Normalmente l'allenatore che adegua il suo schema a quello dell'avversario gioca per lo 0-0. Questo è. Perché se uno vuole vincere la partita non adotta il proprio schema di gioco a quello dell'avversario, impone il proprio all'avversario. E quindi se ci si fa imporre dall'avversario lo schema, nella migliore delle ipotesi la partita è un successo se si pareggia. Infatti mi sembra che se gli annunci che leggo sui giornali in questi giorni, io non sono molto preparato dal punto di vista dell'andamento dell'operazione, perché come ho detto prima i capi di Forza Armata non si occupano di operazioni, ed è anche giusto perché non ci si può occupare di tutte e due le cose contemporaneamente, e non ce la si fa. Che l'Ucraina sta pensando a mettere su una linea difensiva fortificata, e allora ce n'è una di là, ne facciamo una di qua, finisce come in Corea. Qualcuno lo diceva già un anno fa, poi è stato detto che non era vero, però i fatti ci dicono che poi inevitabilmente stiamo andando, se è confermato quello che ho letto sui giornali in questo weekend, se è confermata questa informazione, questa notizia, si va verso quello schema. Proprio perché non c'è stata la capacità di rompere, di imporre il proprio schema a quello avversario. Allora, lo schema gli occidentali, cioè le potenze occidentali, la NATO, ce l'ha, che era quello di evitare di portare il conflitto su un conflitto di attrito, utilizzando nel modo corretto i poteri, scusatemi se adesso sono un po' di parte, ma ne sono convinto questo, complementari allo strumento terrestre. Non a caso avete mai sentito parlare di potere terrestre, non si parla mai di potere terrestre, si parla invece di potere aereo, potere marittimo, perché senza nulla togliere ai colleghi delle altre forze armate che rispetto, anzi sto dicendo proprio quello, che senza di loro gli eserciti, per quanto siano forti, non vincono, perché c'è bisogno di integrare lo sforzo a terra con il potere aereo e col potere marittimo. Senza di loro siamo nudi, e quindi non è quello che dico, non è a detrimento, anzi ci mancherebbe, a rafforzamento del fatto che non si può pretendere di vincere una guerra se non c'è la superiorità aerea. E nessuno ha fatto nulla per consentire all'Ucraina di averla. Gli abbiamo consentito di avere la parità, ma con la parità, torno prima al calcio, si pareggia, non si vince. Diceva l'allenatore dell'Allumiere di quando io ero a Civitavecchia: se ognuno si marca l'uomo suo finisce 0-0. E quindi è così. Scusate se banalizzo, ma sono fatto così. Chi mi conosce lo sa che sono fatto così.
E quindi anche qua dovremmo, secondo me, credere di più nella tecnologia. Invece mi sembra, da quello che vedo, che ci stiamo credendo di meno. E infatti ci stiamo preparando per acquistare milioni di munizioni non guidate, convenzionali, stupide si direbbe, secondo se fossi della stampa, cioè che servono a saturare il terreno. Invece noi ci dobbiamo credere in quello che abbiamo fatto negli anni passati, che, come è stato appena detto, ci ha portato a vincere senza combattere la guerra fredda. E quindi è un'altra lezione dimenticata. Ci siamo fatti riportare sul Carso o sulle pianure delle Fiandre della Primavera Mondiale. Anche su questo dobbiamo fare, secondo me, una riflessione profonda. Anche perché le guerre d'attrito impongono una logistica imponente, molto forte, e molto potente, e quindi molto lenta, e quindi il ritmo delle operazioni, a posto che accelerarlo, lo rallentano. È come un cane che si morde la coda, ci sviluppa su se stessi, e quindi si va esattamente nella direzione opposta a quello che vuole. Quindi, anche per non togliere tempo, perché a chi parla dopo di me, che è Gianni De Cristofis, che saluto, perché ci conosciamo da tanti anni, mi limito solo a queste due cose per dire che secondo me dovremmo, ecco, concentrarci su questi due aspetti. Quindi il fatto che la guerra convenzionale, tradizionale, che è tornata in Europa, ci porta a dover rispolverare il concetto di mobilitazione, di risorse, comprese quelle umane, e poi il discorso che dobbiamo credere un pochino più alla tecnologia e non farci trascinare dall'avversario nel campo che a lui è più consono, perché se consono a lui non porta bene a noi. Grazie, rimango felicemente in ascolto delle cose che direte.